nave che mi porti sulla rotta estriana, nave quanti porti hai visto, nave italiana. Il dramma delle foibe quest'anno lo celebriamo partendo da qui, dalla morte del carnefice, dal giorno del decesso del criminale orco assassino maresciallo comunista jugoslavo Josip Broz Tito. Era il pomeriggio del 4 maggio 1980, stadio di Spalato. Si giocava un accesissimo derby di calcio fra la croata Jaduk e la serba Stella Rossa. All'improvviso, tre uomini in divisa invasero il campo per sussurrare all'arbitro che a Lubiana Tito era morto. La partita fu interrotta. Dopo le rivelazioni di Obran Djordjevic, allora alto funzionario dei servizi di sicurezza, oggi sappiamo come andarono i fatti. Quando deposero nella bara la salma dell'orrido carnefice, fu davvero tanto il fetore nauseabondo che proveniva dai suoi resti mortali che si riunì persino il comitato centrale del Partito Comunista Jugoslavo e decise di porre nella bara, anziché il feretro dell'orco assassino, soltanto sabbia. Evidentemente lassù fra le stelle si volle impedire il repellente omaggio che decine di capi di Stato e di governo vollero riservare al sanguinario artefice delle foibe. Fra questi, con le lacrime agli occhi, c'era anche il presidente italiano Sandro Pertini, che omaggiò inconsapevolmente, anziché il compagno partigiano, solo minerali rocciosi ed argillosi, non dissimili da quelli presenti nelle cavità carsiche, dove in tanti vennero consegnati al feroce destino mortale sol perché erano italiani. Presidente Meloni, proponga al Presidente della Repubblica la revoca dell'alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica conferita dal Presidente Sommelier Giuseppe Saragat all'orco assassino Josip Broz Tito. Perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano.